Questo teatro è il simbolo di una città che si sta riprendendo la sua memoria. Mettiamo al centro la nostra identità. Questo teatro serve per ritrovarci in questo mondo che si smarrisce, un segno della rinascita di Rimini, che siamo una grandissima, straordinaria città d'arte. Seconda, 5, 6, appoggio 7, 8, amplie 1, 2, 3. Abbiamo voluto questa cosa fortemente, cioè abbiamo voluto che i nostri ragazzi potessero entrare per primi in questo teatro e abbiamo voluto che insieme ai ragazzi ci fossero idealmente i loro nonni, i loro bisnonni, perché questa è la storia di Rimini. Abbiamo voluto la prima delle prime così, con voi, perché io oggi vi consegno a nome dell'amministrazione comunale, di tutta la città, le chiavi di questo teatro. Insieme a voi ci sono delle persone più mature, ci sono i nostri nonni, i nostri bisnonni, che abbiamo voluto. L'anteprima è per chi è venuto in questo teatro che era un bambino, chi lo ha vissuto, chi lo ha sempre desiderato, chi lo ha visto ferito a morte con le bombe. Siete voi, c'è questo arco generazionale tra il passato e il futuro che siete voi. Qui ho recitato, ho fatto il figlio della Butterfly nel 1935. Mi batte il cuore perché non credevo nei miei 86 anni di poter vedere di nuovo il teatro come era prima. Il famoso bambino con la bambina. Bambino, sì, porca certo. Lo raccontavo adesso io. Sì, che... l'ho visto, lui mi ha visto. Ah, solo che un po' fatica che ci riconosciamo. Quanti anni hai tu? Non te lo dirò mai. Sergio Zavoli ha scritto delle poesie, ce n'è una nel suo libro La strategia dell'ombra, che ricorda il trauma di un bambino che cammina in questa città e vede cumuli di macerie, vede una città grigia, impolverata, era tutto distrutto. Allora questo ragazzo gira, finisce la guerra, vede queste rovine e capisce, intuisce che la città poteva ripartire, poteva ritornare alla vita. Come? Cammina e vede una scritta con scritto Elvira Gasperoni, ostetrica. Era un manifesto funebre. Quel ragazzo capiva che la città tornava alla vita perché si cominciava a tornare a morire uno alla volta. È un momento che rimarrà nella storia, insomma, no? Si chiude una ferita e si apre una nuova epoca. È un teatro veramente speciale, sono felice che Rimini abbia si sia riappropriato di un luogo così magico, così speciale. Un sogno che si avvera.
ed è molto più bello di quanto mi fosse immaginato prima. Qua siamo super esaltati per l'apertura del Galli e anche nella città si vede che proprio tira l'aria di cambiamento e di innovazione un sacco, veramente. Sono orgoglioso, sono commosso, sono entusiasta di poter essere qui. Già di per sé inaugurare un teatro è qualcosa di inimmaginabile. Io credo che ci salveranno la bellezza e la cultura e noi è su questo che vogliamo investire. Era tanto che aspettavamo questo momento e finalmente è arrivato. Per il popolo, per le persone, è ancora un orgoglio per Rimini avere questo teatro. Mi ha scioccato, vederlo mi ha letteralmente scioccato, proprio, è indescrivibile proprio, nel senso della parola. Sembra di entrare in un piccolo mondo tutto suo. Talmente, talmente bello, mio papà, ricordo quando passeggiavamo per le vie di Rimini, per il centro storico, ovviamente andavamo anche al mare, però il centro storico, e passavamo appunto a Piazza Cavour e qui c'era una palestra, diciamo una sorta di palestra, credo, non so, e papà dice, ma qui una volta c'era un teatro, sai, incredibile, e i riminesi adoravano andare a teatro e chissà se un giorno lo ricostruiranno. E io ho detto, papà, speriamo, e babbo, speriamo, perché e purtroppo babbo è mancato anni fa, però qui tutti i parenti, le zie, ed è una festa grandissima. In quel momento l'unico sentimento era l'orgoglio di tutti quelli che erano lì per un teatro che veniva riconsegnato alla città dopo tanto tempo, e tutti quelli che erano lì avevano la netta sensazione, consapevolezza che in quel momento passava la storia, e loro c'erano quella sera, sia quelli che erano dentro sia quelli che erano rimasti fuori. Questo è un episodio che io credo solo il teatro possa regalarci, particolarmente potente, che mi è rimasto impresso e che difficilmente riuscirò a dimenticare. Tanti soldini, siamo tanti, ma molti faremo felici. Quando ero bambino, il giorno del Galli, quasi quasi me la facevo addosso, perché mi aveva preso il panico della recita. Non, per quanto avessi provato, il panico prende. E io ricordo la posizione, non la sedia, la posizione del teatro dove eravamo a guardare la Madama Butterfly. Quello che mi ricordo è il palcoscenico enorme. Penso che debbo trovare un posto sicuramente per andare a vedere quando faranno la Madama Butterfly. Io secondo me in quel momento la vivrò con più, non dico entusiasmo, ma con più emozione di quando ho visto il Galli, perché allora mi rivedo bambino, accompagnato da mia madre. La commozione mi prende anche adesso, perché mi portava indietro a dei momenti irripetibili, momenti che tengo solo per me. Teatro è bellezza. Ecco perché a me è rimasto tanto impresso
Io allora non ne sapevo niente di bellezza, ma mi incantavo più quando andavo a teatro di quando mi raccontavano una favola. Potevo avere o 3 o 4 anni al massimo. Passavo il tempo prima dell'inizio dell'opera a guardare le persone che entravano. Vedevo le luci, vedevo i decori, vedevo innamorata di quello che vedevo. E poi dopo iniziava l'opera, io la seguivo molto attentamente. Poi a un certo momento mi addormentavo chiaramente. E dormivo fino a quando un acuto o una romanda non mi svegliava. È un'emozione immensa suonare questa sera in un rinnovato e riaperto teatro bello come questo. Il teatro è il luogo dove si vive, che si faccia danza, che si faccia poesia, che sia uno spettacolo complesso, impegnativo, che sia uno spettacolo circense di divertimento, non importa. E per un'ora e mezza si sta a ascoltare qualcuno in carne ed ossa che ha qualcosa da dire, io ho qualcosa da ascoltare. Il pubblico si fa sentire sempre, a parte quando fa applausi fragorosi, ma anche quando aumenta la densità del silenzio. In certi momenti particolarmente importanti, su dei pianissimo, si sente il pubblico che trattiene un po' il respiro per ascoltare quel silenzio. Ecco, lì c'è qualche cosa di magico. Sia venuto a Rimini, non ce la siamo fatti scappare. Incredibile che tutta questa bellezza sia qui stasera. Noi non abbiamo le parole. Un ospite d'eccellenza per un teatro che veramente è rinato. Non si dice staccare gli occhi di dosso. Favoloso, veramente wonderful. Siamo venuti per vedere Nureyev. È una doppia magia questa sera. Ho ballato tutta la vita e per me l'apertura di questo teatro significa tantissimo. Rivedere il balletto, la cultura, tornare nella mia città è veramente un'emozione gigante. Come riminese è un'emozione grandissima. Io sono felicissima finalmente che Rimini abbia questo teatro. Rimini è diventata, ha fatto un salto di qualità non indifferente. Ho girato un po' l'Italia per vedere dei begli spettacoli e finalmente averlo a casa è un onore. Non solo bolle, però tutto quello che c'è in programma secondo me è strepitoso. Come riminesi è il nostro orgoglio, il teatro. Ha dato effervescenza proprio alla città. La cultura, la preparazione sono alla fine fonti di libertà. Se in più c'è uno spazio dove questa creatività si può esprimere, come quello del teatro, io penso che diciamo, questa combinazione sia potenziata ulteriormente.
credo che il teatro della città mancasse, per quanto ci siano sempre stati, secondo me, spazi comunque belli, belli da utilizzare, in cui si è sempre comunque riuscito a creare delle belle atmosfere, dei grandi eventi, però un simbolo così importante per la città sicuramente mancava, quindi tanto. Vista di persona, ho visto la bomba che ha distrutto il Galli. Sono rimasto sbalordito per la cattiveria e l'incapacità di chi ci bombardava, perché cosa c'era mai da bombardare nel teatro? Quindi quella è malvagità pura e semplice, io l'ho considerata così. Quando noi sentivamo gli aerei arrivare, io ero la prima a correre per vedere due cose. La cima del mio campanile, che è là, che era verde, pitturata di fresco con una bandierina color oro, e il retro del teatro. Un gran fumo, un gran polverone, una roba indicibile, poi quando è calato il polverone, il buco. Fatto così, di tutta la parte retrostante. Sono stata l'ultima ad andarmene di lì perché continuavo a guardare il retro del teatro, che sentivo un po' mio quel teatro, perché appunto c'ero stata da bambina, c'ero stata bene, c'erano i miei nonni, c'erano le mie zie, c'era l'eleganza, c'era il bello, ecco. Well, my feeling is very beautiful. È meraviglioso, fantastico, incredibile questo teatro, ricostruito eccezionalmente bene, io penso. Ero qui a giugno e i lavori erano nel pieno del loro sviluppo e così ho potuto vedere professionalità altamente qualificate al lavoro e ho potuto vedere il teatro che stava diventando uno dei gioielli dell'opera italiana. Erano 75 anni che questo storico teatro era silenzioso e così sono davvero felice che gli artisti del Mariinsky, gli artisti dell'orchestra, del coro del Mariinsky e tante belle voci hanno calcato il palco in occasione della rappresentazione della fantastica opera di Verdi, il Simon Boccanegra, una delle più grandi opere di Verdi. Ci siamo sentiti molto privilegiati e onorati. Rimini non è nuova nel panorama dell'opera, visto che Verdi ha inaugurato il teatro. Noi dobbiamo rispettare questo fatto storico e dobbiamo velocemente riportare alla vita questo teatro, questo meraviglioso teatro, ricostruito dalla metà del Novecento ad oggi. Quindi io penso che sia molto importante mettere velocemente insieme i riminesi e, per essere molto onesto, la grande famiglia di artisti italiani. E credo che tutti vorranno esibirsi qui.
Certamente un teatro come questo che riapre dopo 75 anni, dopo che intere generazioni sono cresciute nel ricordo di questo teatro, è molto, molto importante. Adesso questa apertura avrà un ruolo fondamentale nel risvegliare l'animo delle persone. Questo teatro avrà un ruolo fondamentale nella loro vita, per il loro futuro e nel loro cuore. Oggi questa città ha un cuore nuovo, grazie a questo magnifico teatro. Questo è un gran bel teatro. L'acustica è molto buona. L'atmosfera è fantastica. È indubbio che c'è un'energia speciale nella sala che si trasforma in un'esperienza particolare. Quando arrivano i grandi artisti e lasciano un pezzo della loro anima qui, su questo palco, in questo teatro. Chiaramente ogni grande città ha un importante teatro dell'opera. Per Rimini penso che questa sia una fantastica novità. È stupendo e tutti noi non vediamo l'ora di tornare. In questi giorni in cui ci esibiamo qui, mi è piaciuto tantissimo il pubblico. È caldo, pieno di entusiasmo. Ha trasmesso anche a noi la stessa energia, ricaricandoci ad ogni performance. L'apertura di un teatro è un avvenimento molto importante per una città, perché testimonia l'apertura di una città a idee, pensieri, parole nuovi. Di che non può star sedà e non canta manca primavera. Il teatro è stato qualcosa che prima ancora che esistesse l'Europa faceva vivere l'Europa oltre le nazioni, oltre i confini. Aprire un teatro significa sentirsi europei. Per una città significa aprire una finestra sul mondo e la comunità si riconosce in un luogo che è fondamentale nella città. La possibilità e la fortuna di essere vicini nell'assistere ad uno spettacolo dà vita allo spessore della città, all'emotività che circola nella città, che poi si traduce in cultura con il perpetuarsi delle stagioni, con il procedere delle stagioni e degli spettacoli. È secondo me un'apertura soprattutto della mente, aprire un teatro, un'apertura del cuore, un'apertura della mente, non è soltanto un evento che va celebrato, è qualcosa di significativo che se si inserisce positivamente nel tessuto della civiltà di una città, rende questa città, ripeto, europea, come è sempre stato il teatro, ancora prima che esistesse l'Europa in quanto tale. In questo momento in cui l'Europa è così messa in discussione, così maltrattata, questo sogno che hanno avuto persone importanti che ci hanno preceduto, i teatri possono essere un luogo dove le culture, le etnie, le lingue si incontrano, e quindi l'apertura di un teatro è la celebrazione di questa apertura. A fossa mia tua rap e là mi troverai io.
ven assai e tu non pensi a me. Io voglio ven assai, ma tu non pensi a me. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo il Galli, che significa in qualche maniera la più grande resilienza di Rimini. È un organo riminese che è stato bombardato, nel senso che è stato in qualche modo divelto, non proprio dal punto di vista delle bombe, è proprio bombardato di polemiche, e lo rifanno quando lo rifanno, anni di progetti, e finalmente ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e significa che Rimini è una città resiliente per quanto ci riguarda nelle ossa, nel midollo. Siamo una città che si è sempre rialzata. E poi siamo nuovi, siamo riusciti con un teatro a dare finalmente l'aria finale di novità, perché questa città si è rinnovata nel corso di 50 anni costantemente. Secondo me il Galli rappresenta il punto esclamativo del rinnovamento, di quello che finalmente è l'aria nuova, di quello che finalmente siamo riusciti a fare mantenendo uno stile neoclassico, ma dando una svolta anche di novità, di creatività e poi portando la gente di nuovo a teatro. E perché nessuno lo dice questo, alla fine un luogo bello, la bellezza porta altra bellezza. E Rimini è una città così, che ha l'autenticità nel sangue, ma anche il senso di che cosa è bello, di che cosa fa bene. E il Galli è un po' un centro, mi piacerebbe che fosse di nuovo un centro non solo culturale, ma di incontri e anche, che ne so, di improvvisazione, di avventure. Il Galli come grande ventre della balena che crea avventure. Tutto si immagina, diceva il nostro grande Federico Fellini. E anche il viaggio di Rimini è cominciato dall'immaginare. Oggi il nostro viaggio trova l'approdo in una meraviglia. Buone e diverse abitudini, Rimini. Buon viaggio a Teatro Galli.